Ciao gentili telespettatori, siamo ancora insieme per questo approfondimento dedicato al mondo dei motori, ma anche della viabilità, dei trasporti, delle nuove tecnologie applicate appunto al settore dell'automotive. E nella puntata di oggi di Full Optional davvero porterò nelle vostre case, grazie anche al contributo davvero grandissimo della redazione, tanti contenuti interessanti, tante notizie che arrivano appunto da questo mondo importante soprattutto per l'economia del nostro territorio. Parleremo infatti del settore della motorizzazione e quindi delle ricadute che sicuramente ci sono state dal punto di vista sia del giro di affari ma anche dell'occupazione in questo difficile periodo che è un periodo segnato dall'emergenza sanitaria, ma parleremo anche di sicurezza sulle nostre strade e ovviamente di futuro con la guida autonoma e con tutte le sperimentazioni che erano partite proprio da qui, da Torino, e cercheremo di capire a che punto siamo, visto che questa pandemia globale ha imposto a tutti noi ovviamente un freno. Bene, allora, questo è un po' il programma di oggi, ma entriamo subito nel vivo della nostra puntata e vado subito a presentarvi il primo degli ospiti che avrò oggi qui con me, anche se in maniera virtuale. Lo sapete, noi lavoriamo appunto per portare nelle vostre case tanti contenuti, ovviamente anche in maniera virtuale attraverso i nostri collegamenti. Ho in collegamento Simon Paolo Buongiardino, che è presidente di Feder Motorizzazione, e davvero sono qui a dargli il benvenuto. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Allora, io ho voluto davvero che fosse qui con noi questa sera per raccontarci un po' qual è appunto in questo momento lo stato, ecco, dell'arte, lo stato di salute anche soprattutto di questo settore. Noi, lo dico ai nostri telespettatori, Feder Motorizzazione riunisce un po' i soggetti del settore commerciale legato all'automotive. Ecco, ma mi farò spiegare molto meglio da lei che cos'è Feder Motorizzazione e che cosa fa concretamente sul territorio. Allora, iniziamo proprio da lì. Allora, Federmotorizzazione è una federazione nazionale che peraltro rientra in un comparto più ampio, che è una federazione di settore che comprende tutto ciò che riguarda la mobilità, quindi non solamente auto e moto, ma anche come si chiama oggi la micromobilità, piuttosto che le macchine agricole, insomma, non la faccio lunga, tutto ciò che ha a che fare con la mobilità delle persone e delle merci. Siamo nell'ambito di Confcommercio, questo va detto, e ci occupiamo di questo da oramai molti anni, come la mia visione dimostra. Bene, e ovviamente però in questi anni non aveva ancora dovuto affrontare una situazione come quella di oggi, questo dobbiamo dirlo. Sì, diciamo che abbiamo avuto una avvisaglia negli anni 90, a metà degli anni 90, con un calo di mercato robusto che è stato anche, che è arrivato al 30%, quindi importante. Noi oggi invece abbiamo un calo robusto del 34-35% nei primi 10 mesi. Abbiamo perso qualcosa come 500.000 immatricolazioni, che vuol dire 500.000 vendite non fatte da tutto il sistema commerciale dell'auto. Ma non sono solo le vendite delle auto, ci sono poi quelle delle moto, ci sono poi tutte le attività connesse, si cammina meno, si gira meno con i mezzi, quindi si consuma meno benzina, si fanno meno riparazioni, e tutto il comparto, perché noi comprendiamo tutto il mondo variegato. Per intenderci, parliamo a livello nazionale di 125.000 attività, imprese, che occupano 450.000 lavoratori nell'indotto, e rappresentiamo una fetta importante del PIL nazionale che sfiora il 6%. Ecco, però parlando appunto di
cali, dobbiamo almeno accendere un po' una lucetta con i riflettori su quello che lei ha sottolineato giustamente in apertura, no, di questa intervista. Ci sono invece, c'è un tipo di mobilità che in questo momento invece è in aumento, ecco, la micromobilità. Avete organizzato anche un incontro proprio su questo tema, no? Il Micro Mobility Day, quindi stiamo parlando di mobilità condivisa, monopattini, tutto quello che è il variegato, ecco, panorama di nuovo tipo di spostamento che oggi si propone nelle nostre città. Sì, certamente, perché appunto abbiamo attenzione a tutto il comparto della mobilità e la micromobilità ha fatto la sua comparsa prepotente e robusta sulla scena, quindi non potevamo non rappresentarla. Diciamo che tutte le aziende che per esempio operano su Milano sono associate alla nostra federazione, quindi questo è un elemento importante. Lo sharing, d'altra parte, soprattutto nelle grandi città, poi in particolare Milano, ha visto un momento di grande sviluppo. Devo dire che lo sharing non è tutto uguale. Oggi, con i timori delle persone, lo sharing autoveicolo, certo, non vive momenti felici, mentre lo sharing a due ruote, cioè le biciclette più o meno elettricamente assistite o i cosiddetti monopattini a motore, stanno vivendo un periodo di grande successo. Ovviamente prevedibile, perché lo sappiamo, un'auto condivisa in un momento di pandemia in cui siamo portati a consumare con oggetti utilizzabili una volta sola, quindi dobbiamo mantenere le distanze. Ovviamente i dubbi in questo senso aumentano ed è comprensibile. Le chiedo però questo premio di consolazione, se vogliamo definirlo così, no, della micromobilità, ripaga un po' da quelle che invece sono le grandi scottature che purtroppo sta vedendo il settore, per esempio, delle vendite di auto, come diceva lei, di tutto quello che è il mondo che gira intorno all'auto, quindi carrozzieri, ovviamente in questo caso la caduta è notevole, no? Ecco, vorrei chiedere anche da questo punto di vista se possiamo quantificare effettivamente il mercato in questo momento delle vendite, appunto, e dal punto di vista occupazionale siete preoccupati? Ok, bene, allora la micromobilità è una piccola fetta ovviamente del panorama più ampio della mobilità che sta vivendo, ma non solo la micromobilità, anche altri settori, penso agli alimentari. Gli alimentari stanno andando molto bene, anche la distribuzione delle merci sta andando bene, lasciamo stare le catene di vendita online che vanno benissimo. Ci sono invece molte altre attività che segnano il passo. Una di queste è quella dell'auto. Non è ferma certo, la mobilità tradizionale, ma come dicevo prima ha perso 500.000 vendite, 500.000 immatricolazioni si ripercuotono poi su tutta la filiera. Lei citava le carrozzerie, certo, se si viaggia meno in auto c'è meno rischio che avvengano incidenti e quindi anche in questo caso diminuisce. Noi siamo preoccupati perché i conti cominciano a non tornare e per la verità avevamo avuto nel mese di ottobre un po' di rilancio e quindi il mese di ottobre, confrontandolo col mese ottobre 19, si era postato sullo stesso livello, quindi ante Covid. Purtroppo poi il dato successivo si è rivelato negativo. Ma perché questo spostamento positivo di ottobre? Perché c'erano gli incentivi. Oggi senza incentivi il mercato automobilistico non si muove. Gli incentivi sono finiti, perché sono finite quasi subito le risorse, quasi subito, e quindi siamo tornati in novembre in area negativa. Non è un bene. Poi le aziende stanno facendo fronte, teniamo presente che i collaboratori per un'azienda sono un bene essenziale, quindi prima di fare licenziamenti, che peraltro non si possono fare, l'imprenditore impegna tutto se stesso nel tenere
le posizioni. Temiamo che quando si aprirà la possibilità del licenziamento possano succedere anche cose gravi. Certo, allora io le chiedo, ecco, quali sono le vostre richieste e se il decreto ristori in qualche modo possa essere utile, ecco, per in qualche modo tirare un po' il fiato, ecco, e proseguire verso il futuro, che comunque non sappiamo che cosa ci porterà. Ma dunque il decreto ristori, devo dire purtroppo, che si limita alla superficie e si limita a piccoli ristori, se vogliamo usare questo termine, che peraltro non mi piace, quello dei ristori. Non facciamo i ristoratori, qui si tratta di rimettere in movimento l'economia, cosa che a quanto pare questo governo fa fatica a fare. Comunque, le piccole aziende, certo, su contribuzioni di 10-15 mila euro possono anche avere una possibilità positiva di resistenza, ma le grandi aziende assolutamente no, i numeri sono sproporzionati. Noi avremmo bisogno che ci rifinanziassero le incentivazioni, che si arrivasse a muovere anche un'utenza, l'utenza professionale, quindi le aziende, le auto per le aziende, dove chiediamo da tempo la detraibilità totale dell'IVA, cosa che avviene nella maggior parte dei paesi europei di riferimento, Francia, Germania, insomma quelli che contano tra virgolette, ma non avviene in Italia, dove c'è una normativa restrittiva che non consente la detraibilità dell'IVA. Quell'iniziativa farebbe sicuramente il bene almeno del settore specifico delle vendite ad aziende. Perfetto, è stato chiarissimo, io davvero la ringrazio, spero di averla nuovamente in collegamento con noi, magari fra un po' di tempo, per capire effettivamente come si sbloccherà questa situazione, perché lei lo ha detto, siamo un po' in sospeso, ecco, perché al momento i licenziamenti fortunatamente non si possono fare, quindi ancora probabilmente le conseguenze di tutto questo non possiamo misurarle concretamente. Speriamo che si possa ripartire con fiducia, ovviamente confidiamo in questo. Io la ringrazio davvero, la saluto. Grazie a lei e sono sempre disponibile. Certo, la ringrazio davvero. E adesso cambiamo un attimo argomento, ma restiamo all'interno di questo grande contenitore, perché parliamo di auto elettriche, un approfondimento che ha realizzato per noi Elisa Basile. Come funziona un motore elettrico, come è fatto e poi l'elettrico oggi conviene davvero? Si parla ormai di auto elettriche, ma sappiamo davvero come è fatto il motore di un'auto elettrica? Il motore elettrico utilizzato sulle principali auto elettriche ha una struttura decisamente più semplice rispetto a un motore a combustione interna, benzina o diesel. È così compatto da poter essere inserito in un borsone. È composto da due parti, lo statore e il rotore, che generano due campi magnetici la cui interazione genera la coppia motrice. Per generare i campi magnetici, rotore e statore sono entrambi alimentati dalla corrente, eccetto nei motori senza spazzole, brushless, dove è solo lo statore ad essere alimentato con la corrente. I motori elettrici sono costruiti per funzionare in corrente continua o in corrente alternata. In realtà, un motore costruito per corrente continua potrebbe funzionare anche con l'alternata. Entrambi poi, per funzionare, utilizzano l'inverter, necessario per la generazione della corrente trifase. Necessario è anche fare una distinzione fra motore elettrico sincrono e quello asincrono. Nel motore sincrono la velocità di rotazione dell'asse è rigidamente vincolata alla frequenza della tensione di alimentazione, mentre nel motore asincrono la velocità di rotazione dell'asse è sempre minore della velocità di rotazione del campo rotante, legata alla frequenza della tensione di alimentazione. Il motore utilizzato sulle auto elettriche è solitamente un motore sincrono alimentato dalla corrente continua delle batterie al litio, chiamato brushless, perché senza spazzole. Torino è stata la prima città italiana ad utilizzare le auto a guida autonoma, ovvero senza pilota. È stato possibile testare via via i veicoli senza conducente sulle strade della città anche in pieno centro, quindi non più soltanto in periferia o su circuiti chiusi al traffico. L'intesa raggiunta tra il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha segnato un passo importante per Torino. Come aveva affermato l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, il capoluogo piemontese è una città laboratorio all'avanguardia.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale numero 70/2018, che ha stabilito i requisiti funzionali per le strade candidate a trasformarsi in smart road e le condizioni per la sperimentazione dei veicoli a guida autonoma, il Comune di Torino, stipulando una partnership con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed un gruppo di partner industriali e tecnologici, ha previsto un approccio progressivo che è partito da un'area chiusa al traffico per arrivare, come si diceva, ai test su strada aperte. La sperimentazione è legata anche alla nuova tecnologia di rete 5G, che si integra con i sistemi di guida autonoma per ottenere una connessione internet stabile e ottimizzata in ogni condizione. Vere e proprie sperimentazioni sulla comunicazione veicolo-infrastruttura, sviluppando concretamente tecnologie per la notifica di eventi pericolosi, suggerire ai veicoli la velocità consigliata in modo da ottenere il verde semaforico, per i servizi di parcheggio autonomo e applicazioni per la logistica urbana e per il carico e scarico merci. Torino, da sempre considerata capitale dell'industria automobilistica italiana, si conferma ancora oggi capitale dell'auto non solo per vocazione storica, ma anche per lo sviluppo su strada delle auto a guida autonoma. Quando si parla di mezzi elettrici, la prima cosa che si deve fare è imparare a calcolare quanto ci costa un kilowattora e non un litro di carburante. Cambia quindi l'unità di misura. Occorre considerare il nostro pacco batterie come se fosse il nostro serbatoio. Inoltre c'è da dire che la capienza non è la stessa in tutte le automobili e che non tutte le auto sono uguali. Il peso e l'aerodinamica incidono in maniera diretta sui consumi. Le stesse batterie possono essere più o meno efficienti e la tecnologia delle auto può essere più o meno performante. C'è poi da fare un'altra considerazione. Ogni gestore ha la sua politica tariffaria, come Enel X, Alperia. Bisogna informarsi bene sul costo dell'energia e tenere presente naturalmente che ogni auto ha i suoi consumi. Chi ricarica a casa propria, in garage o cortile può fruire ad esempio della tariffa domestica che varia da contratto a contratto. Per evitare il rischio di distacchi per sovraccarico di utenze, sarà opportuno aumentare la capacità del contratto oppure installare un alimentatore wallbox intelligente che interrompe la ricarica se entrano in funzione altri dispositivi energivori. Le cose cambiano quando invece il pieno si fa presso impianti pubblici, le cosiddette colonnine, che ricaricano molto più velocemente ma a tariffe decisamente più salate. Ed eccoci di nuovo insieme dopo questo bel approfondimento e adesso apriamo un'altra parentesi importante, parliamo infatti di prevenzione degli incidenti stradali e vi propongo questo video che ha realizzato ANAS. Okay. Vai pure. E questa è stata un po' la nostra copertina proprio per entrare nell'argomento che voglio proporvi. Siamo infatti in collegamento con l'ingegner Roberto Mastrangelo che è responsabile della gestione rete ANAS. Grazie per essere qui con me questa sera. Grazie a voi. Allora, ingegnere, io ho voluto davvero che fosse nostro ospite, anche se virtualmente, perché ovviamente ANAS è impegnata ogni giorno, no, sulle nostre strade, nelle infrastrutture ovviamente, ma soprattutto questa campagna, no? Voglio affrontare con lei questo importante impegno per quanto riguarda la riduzione degli incidenti sulle strade ed autostrade. È stato organizzato un webinar proprio pochi giorni fa su questo tema. Allora cominciamo da lì. Come mai appunto questa iniziativa e cosa è venuto fuori da questo incontro? Ma il tema della sicurezza stradale è un tema quotidiano per ANAS, è proprio il nostro pane quotidiano, essendo ANAS un soggetto che costruisce e gestisce strade ed autostrade nel nostro paese, la nostra rete di riferimento è di oltre 30.000 km. La sicurezza stradale ovviamente è per noi al primo posto. Un gestore non può non occuparsi di quello che è la sicurezza. Parliamo di numeri. I numeri ci dicono che nel 2017 in Italia ci sono stati oltre 172.000 incidenti stradali. È vero che abbiamo avuto una leggera flessione rispetto all'anno scorso, ma parliamo ancora di numeri importanti. Parliamo di oltre 3.000 vittime. Stiamo pensando a 9 persone al giorno che perdono la vita sulle nostre strade. Per non parlare dei feriti che sono oltre
240.000, con un impatto drammatico per le famiglie che subiscono questi drammi, ma anche un impatto economico non indifferente. Si stima un costo di oltre 16 miliardi all'anno, il costo sociale diciamo, per la gestione di questi sinistri. È chiaro, certo, che, dobbiamo dire quest'anno che i dati ci dicono che appunto il fatto che ci siano meno persone sulle nostre strade ha portato nei primi 10 mesi di questo 2020 ad una riduzione, no, degli incidenti. Ma ovviamente non è significativa se consideriamo che siamo stati poco liberi, ecco, di spostarci sulle nostre strade. Quindi questo ovviamente è da considerare. E che cosa fa concretamente appunto ANAS, quindi, per cercare di agire concretamente in questo senso? Allora, ANAS, come lei ha detto giustamente, abbiamo avuto una riduzione degli incidenti, abbiamo avuto una riduzione del traffico che nei 2 o 3 mesi di lockdown ha toccato punte di meno 70-80%. Che cosa fa ANAS? ANAS si muove ovviamente su tre filoni, sicuramente sulla parte realizzativa e manutentiva. ANAS costruisce strade, quindi le strade devono essere intrinsecamente sicure. Costruire una strada sicura significa dotarla di quei dispositivi che di per sé riducono o mitigano diciamo, l'impatto che può avere un incidente sugli automobilisti, sugli utenti. Faccio un esempio, diciamo, per far comprendere meglio che cosa significa questo. ANAS ha progettato, testato e realizzato 2 tipologie di barriere. Ad esempio, una tipologia che noi definiamo barriera salva motociclisti è una barriera con un profilo continuo che, diciamo, impedisce in caso di incidente da parte di un motociclo l'impatto contro i montanti, i paletti che reggono la barriera, che sono in effetti l'elemento più pericoloso in caso di urto. Ulteriore diciamo, dotazione di sicurezza progettata e testata da ANAS sono dei New Jersey in calcestruzzo, che sono utilizzati ad esempio per separare 2 carreggiate in una strada, strade di tipo A, tipo B, quindi strade importanti. Queste barriere sono state testate per urti con veicoli leggeri o veicoli pesanti e consentono, diciamo, una sicurezza evitando lo scavallamento dei veicoli sull'altra carreggiata. E non dimentichiamo che poi ridurre i danni alla barriera spartitraffico significa anche ridurre gli interventi di manutenzione su queste barriere, cioè ridurre il numero e il tempo di persone che sono per strada a fare interventi manutentivi, che è un altro aspetto importante per la sicurezza. Certo. Oltre a questo, significa mantenere le strade, quindi un piano di manutenzione che serve per mantenere efficienti le nostre strade. Assolutamente. Voglio sottolineare una cosa che ho appunto tratto dal comunicato, no? che avete diffuso proprio successivo all'incontro che avete organizzato online. No? Per quanto riguarda gli incidenti, sono soprattutto incidenti di distrazione e l'uso del cellulare alla guida è davvero uno dei problemi maggiori. Ecco, vado a leggere questo: il rischio di incidente per chi utilizza il cellulare durante la guida è fino a 4 volte superiore rispetto a chi non ne fa uso. E una persona è portata a controllare il cellulare 150 volte al giorno anche durante la guida. Quindi sono davvero è impossibile pensare che si possa percorrere un'autostrada e contemporaneamente guardare il cellulare, però è così. Le do un dato, sugli incidenti, oltre il 40% degli incidenti che noi abbiamo registrato sulle nostre strade sono autonomi, cioè sono incidenti legati ad un solo veicolo. È ragionevole pensare che una delle cause principali di un incidente autonomo sia proprio la distrazione. Lei ha detto bene, la sindrome della paura di non essere, di essere dimenticati, che ci porta a vedere continuamente il telefonino, significa distogliere l'attenzione dalla guida per qualche secondo, 5-10 secondi. A 80 km orari questo significa percorrere 100-200 metri, quindi è la distanza che ci può separare da un veicolo davanti a noi che ha rallentato, si è fermato e noi non ce ne accorgiamo.
ma c'è da dire questo, che spesso guidare l'auto non ci fa prendere consapevolezza di quelli che sono i rischi. Ormai è talmente un'abitudine salire in auto e fare un percorso che spesso noi non ci rendiamo conto di quelli che possono essere i rischi, ma anche del contesto, perché non possiamo pensare che tutti gli automobilisti che ci circondano la pensano come noi, e quindi dovremmo immaginare che qualcuno di questi fa anche una manovra che noi non ci aspettiamo, forse proprio perché è distratto e quindi non si ferma ad uno stop, fa una svolta inaspettata e quindi di qui l'incidente. Certo, allora per questo motivo so che avete realizzate degli spot per cercare di prevenire anche questo tipo di incidenti, ne abbiamo mandato anche in onda appunto uno. Ecco, io vorrei che ci parlasse anche di un'altra sicuramente importante missione, no? Che avete. E in questo caso vado a presentarvi l'ospite che mi ha raggiunto in studio e che ringrazio. Sto parlando di Marco Pironti, che è assessore all'innovazione Smart City della città di Torino. Grazie per essere qui con me. Grazie a voi. Perché ANOS è anche impegnata nella sperimentazione e lo sviluppo della smart mobility e quindi per la guida autonoma, no? Anche in questo siete molto appunto impegnati. Devo dire che adesso con l'assessore cercheremo di capire in questo periodo, no, col Covid, cosa si è fermato, cosa sta andando avanti, però in questo senso ANOS appunto sta lavorando, no? Ma sicuramente la Smart Road è uno degli elementi che ci consentirà di migliorare la sicurezza. Perché? Perché la Smart Road è un'infrastruttura tecnologica che consente alla strada di dialogare col veicolo o col guidatore, a seconda, dei casi. E questo significa che può trasmettere informazioni sullo stato del traffico, sulla presenza di eventuali pericoli, in modo tale che il guidatore possa o prendere lui delle iniziative o in un futuro la macchina adegui in automatico, sulla sua mobilità alle circostanze. Questo è il futuro, è garantire un'infrastruttura che consenta di avere dei sensori lungo la strada che dialogano col veicolo. Però ricordiamoci sempre, e sicuramente fino a quando non avremo la certezza che tutte le macchine, tutti i veicoli si muoveranno in questo modo, che l'uomo è sempre al centro Certo. della mobilità, che la responsabilità e la sicurezza è prevalentemente nelle nostre mani. Non Assolutamente. pensiamo di delegarla a nessuno e manteniamo saldamente il volante, gli occhi aperti e guardiamoci intorno. Anche perché comunque noi condividiamo la strada, no? Con altri soggetti, con altre persone, non sono auto tutte, non saranno tutte auto a guida autonoma, parlo del prossimo futuro, no? Quindi ovviamente anche questo Assolutamente. deve essere considerato. Marco Pironti, le faccio così fare una battuta e salutiamo l'ingegner Mastrangelo e poi entriamo nel dettaglio, no? Della nostra città di Torino. Da che cosa cominciamo? Ecco, a che punto siamo con queste sperimentazioni? Le abbiamo dovute mettere un po' da parte? Ecco, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Sì, la guida autonoma è stata un po' una delle sfide di questa città da qualche anno e a inizio anno abbiamo fatto questa prima sperimentazione, questa Olli che abbiamo portato su strada e abbiamo fatto toccare con mano ai nostri cittadini che cosa vuol dire il futuro. Ovviamente la difficoltà non è tanto vedere il futuro, ma tracciare una strada percorribile tra oggi e il futuro. Ecco, fermiamoci un attimo perché siamo in pubblicità. Io saluto e ringrazio l'ingegner Roberto Mastrangelo, che è responsabile della gestione rete ANAS. Grazie per essere stato con me oggi. Grazie a voi, buona serata. Ed eccoci di nuovo insieme dopo questa pausa pubblicitaria. Spero davvero di aver suscitato in voi telespettatori un po' di curiosità perché ovviamente le cose di cui parlare sono tante e qui stiamo davvero guardando al futuro e Torino ha deciso di essere protagonista in questo futuro. Ovviamente sono da fare tante valutazioni perché il momento che stiamo vivendo non è semplice da molti punti di vista, quindi cercheremo di capire se il futuro è abbastanza prossimo oppure se dovremo aspettare ancora. Ancora per che cosa? Per vedere una città
sempre più smart, sempre più disponibile a condividere informazioni con quelli che sono i device, no? Quindi le nostre auto, che diventeranno davvero dei computer, i nostri cellulari, i nostri smartphone. Ecco, proprio per questo ho voluto nei nostri studi l'assessore Marco Pironti. Allora, perché Torino ha deciso davvero di imporsi e di andare oltre, ecco, quelle che sono probabilmente le capacità che attualmente tante città hanno, ecco, di mettersi alla prova in questo senso, di andare a guardare dritto in faccia il futuro e quindi proporsi come città in cui sperimentare questo tipo di tecnologie. Ma in realtà è proprio questo quello che abbiamo provato a raccontare, la Torino City Lab, cioè una città che diventa laboratorio, perché se ci pensiamo la città è un oggetto lento, quindi chi fa innovazione deve essere per definizione veloce, non ha grosse risorse, spesso non ha grandi competenze, però può fare una grande cosa, mettere a disposizione le sue infrastrutture per provare a sperimentare non solo la tecnologia, perché spesso pensate che non è un problema tecnologico, spesso la tecnologia è molto più avanti rispetto a quelle che sono le capacità nostre dell'uomo di utilizzare al pieno. Quindi è un po' questa la sfida, la città che diventa laboratorio e che sulla propria infrastruttura fa testare il futuro e soprattutto lo fa toccare con mano i propri cittadini. Allora, io voglio proporre ai nostri telespettatori da casa proprio un servizio che ha realizzato per noi Elisa Basile e che ci parla, no, di questa volontà di essere la prima città ad avere auto senza conducente che si muoveranno proprio nelle nostre strade attraverso questi impulsi, ecco, queste informazioni che verranno fornite dalle infrastrutture, perché tra pochissimo parleremo proprio di questo. Vediamo. Torino è stata la prima città italiana ad utilizzare le auto a guida autonoma, ovvero senza pilota. È stato possibile testare via via i veicoli senza conducente sulle strade della città anche in pieno centro, quindi non più soltanto in periferia o su circuiti chiusi al traffico. L'intesa raggiunta tra il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha segnato un passo importante per Torino. Come aveva affermato l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, il capoluogo piemontese è una città laboratorio all'avanguardia. A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale numero 70/2018, che ha stabilito i requisiti funzionali per le strade candidate a trasformarsi in smart road e le condizioni per la sperimentazione dei veicoli a guida autonoma, il Comune di Torino, stipulando una partnership con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed un gruppo di partner industriali e tecnologici, ha previsto un approccio progressivo che è partito da un'area chiusa al traffico per arrivare, come si diceva, ai test su strade aperte. La sperimentazione è legata anche alla nuova tecnologia di rete 5G, che si integra con i sistemi di guida autonoma per ottenere una connessione internet stabile e ottimizzata in ogni condizione. Vere e proprie sperimentazioni sulla comunicazione veicolo-infrastruttura, sviluppando concretamente tecnologie per la notifica di eventi pericolosi, suggerire ai veicoli la velocità consigliata in modo da ottenere il verde semaforico, per i servizi di parcheggio autonomo e applicazioni per la logistica urbana e per il carico e scarico merci. Torino, da sempre considerata capitale dell'industria automobilistica italiana, si conferma ancora oggi capitale dell'auto non solo per vocazione storica, ma anche per lo sviluppo su strada delle auto a guida autonoma. Allora, Assessore Pironti, a che punto sono questi progetti importanti? Ecco, noi lo sappiamo, ci eravamo lasciati, possiamo dire, con questo progetto, no? Di vedere delle auto a guida autonoma sfrecciare nelle nostre strade, quindi nella mobilità pubblica, insieme a tutte le altre auto che procedono con i loro conducenti. Ecco, questo progetto a che punto è? Non abbiamo voluto che questa emergenza diventasse una scusa, abbiamo provato a non solo a mantenere certe progettualità ma anche ad accelerarle. Prima sentivo parlare dello Smart Road, Torino è la prima città che ha costruito 35 km di circuito urbano dove oggi è preautorizzata la possibilità di testare la guida autonoma, quindi qualsiasi soggetto produttore di questa tecnologia, nazionale o internazionale, oggi può venire a Torino e testare la propria tecnologia, perché in realtà
in questo campo il problema è meno tecnologico e più normativo. Oggi andare in strada con una guida autonoma è più un problema di norme, di regole, che non di tecnologia. Ed è un po' questo su cui stiamo lavorando. Ecco perché sostanzialmente, per dirla proprio in maniera semplice, no, ai nostri telespettatori, c'è bisogno di un'omologazione delle auto che vanno appunto a provare, ecco, a misurarsi nella guida autonoma nelle nostre città. Devono essere costruite completamente, no, in Italia, e non solo assemblate. Ecco, qual è la questione, ecco, che un pochino ha provocato dei ritardi in questo? Sì, in realtà la prima normativa, è come giusto che sia, tutte le cose nuove hanno margini di miglioramento, ha posto un vincolo significativo, che per testare la tecnologia devi essere chi produce l'autovettura, che se ci pensate in realtà è molto più il problema di qual è l'intelligenza che inserisco all'interno dell'autovettura che l'autovettura di per sé. Certo, ecco, parlando però di infrastrutture, ovviamente queste auto per muoversi nelle nostre città hanno bisogno di infrastrutture intelligenti, smart, per esempio un semaforo che dialoghi con l'auto e che dica appunto quando è rosso, quando è verde. Sembra una cosa banale, però banale non lo è, proprio le infrastrutture sono probabilmente la priorità per dare effettivamente avvio a questo tipo di sperimentazione. Così. È proprio così, e questa è la seconda fase su cui stiamo lavorando. La prima fase è quella di aver dimostrato che una autovettura da sola può girare e interagire con il sistema. La vera sfida è come le strade possano diventare intelligenti, i semafori, i pali della luce, ma le stesse autovetture, perché il problema è che non solo l'autovettura deve parlare con l'infrastruttura, ma deve parlare anche con gli altri veicoli, dal monopattino alle altre autovetture, ai pedoni, quindi è questo l'ecosistema intelligente su cui bisogna lavorare. Allora, andiamo a vedere con il servizio che ha curato per noi Gabriele Rossetti, che ci parla di questo laboratorio, il Geofencing Lab, proprio come le infrastrutture dovranno comunicare con le auto. In questo caso parliamo dei varchi della ZTL. Allora, vediamo il servizio. Parte da Torino la sperimentazione di una nuova tecnologia innovativa che punta a rendere più green i centri storici delle città. Per la prima volta un'auto ibrida sarà in grado di riconoscere la zona traffico limitato e potrà passare automaticamente alla modalità elettrica grazie al sistema ideato da FCA e dal suo centro ricerche, che interagisce con le piattaforme di gestione della viabilità del Comune di Torino. Il progetto si chiama Turing Geofencing Lab e nasce dall'accordo tra Fiat Chrysler Automobiles, Città di Torino, Gruppo Torinese Trasporti e Società 5T. Un'intesa unica al mondo in materia di mobilità sostenibile per la sperimentazione di un sistema infotelematico di bordo perfettamente integrato con il veicolo. La città di Torino prosegue nell'impegno di laboratorio urbano per lo sviluppo di tecnologie innovative che contribuiscono a tutelare l'ambiente, ha detto la sindaca Chiara Appendino, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, in particolare con FCA, che sta investendo a Torino sulla piattaforma elettrica. I primi test sono già partiti e la sperimentazione vera e propria sarà fatta con due veicoli Jeep Renegade 4xE in grado di alternare la marcia in elettrico con quella a benzina, che saranno utilizzate dal Comune di Torino. È un'iniziativa particolarmente importante per chi guida un'auto o un mezzo aziendale, ma anche per le nostre città che cercano equilibrio tra il bisogno di mobilità dei cittadini stessi e il rispetto della qualità dell'aria, sostiene l'Head of e-Mobility di FCA Regione EMEA Roberto Di Stefano. Ognuno sta facendo la propria parte, si può collaborare in modo concreto per portare a soluzioni realizzabili. Il team e-Mobility di FCA, il centro ricerche Fiat, che sviluppa motopropulsori, sistemi veicolo, materiali, metodologie e processi innovativi, hanno creato un sistema prototipale con sensori di bordo integrati nella Jeep Renegade 4xE ibrida plug-in, che riconoscendo preventivamente le ZTL, spegne il motore termico e attiva la modalità elettrica in completa autonomia. Quando il veicolo si avvicina alla ZTL, infatti, il sistema di infotainment avvisa il guidatore con un messaggio sullo schermo della vettura e se la batteria è sufficientemente carica, il Drive Mode Electric si attiva automaticamente. Una volta passato il varco ZTL, il guidatore può tornare sulla modalità Hybrid, quindi riportando in funzione il motore benzina, ma il sistema segnala nell'immediato l'inadeguatezza e invita a tornare all'elettrico.
Qualora l'invito fosse ignorato e l'auto percorresse tratti in modalità non elettrica all'interno della ZTL, la piattaforma digitale della città di Torino, gestita da 5T, ne riceverebbe segnalazione tramite la strategia di comunicazione individuata dai partner attraverso il progetto. All'uscita dalla zona traffico limitato, il sistema riporterà automaticamente il veicolo nella modalità che era stata impostata prima di accedere all'area con restrizioni. Questo dialogo tra il veicolo e l'infrastruttura ITS, Intelligent Transport System, del comune è garantito dal sistema geofencing, grazie al quale la vettura ibrida plug-in può attraversare le zone riservate ai soli veicoli elettrici, beneficiando degli stessi vantaggi a loro riservati. Una volta dimostrata l'affidabilità di questo tipo di tecnologia sui veicoli ibridi plug-in come la Jeep Renegade 4xE, sarà possibile realizzare policy che permettono a queste auto di attraversare le aree a traffico limitato beneficiando dell'equiparazione ai veicoli elettrici. Eccoci di nuovo qui, allora sicuramente una bella sfida, una sfida però che potremo in qualche modo raggiungere, speriamo presto, si possa ritornare a sperimentare in tranquillità, in sicurezza, senza avere questo peso che l'emergenza sanitaria ha messo su tutti noi e su tante aziende, purtroppo dobbiamo dire anche questo. Allora, Assessore Pironti, però questa emergenza sanitaria in qualche modo ha attivato qualcosa di buono, cioè ci ha messo forse nella consapevolezza del fatto che la tecnologia è importantissima per dialogare, per rimanere connessi, per lavorare, ecco, quanto si è dimostrato forte in questo periodo il divario digitale. Aggiungerei per studiare, perché anche i nostri ragazzi hanno toccato con mano la criticità e il non uguale accesso alle tecnologie. E questo ha evidenziato un po' il grosso problema del nostro paese, quello di investire seriamente su infrastrutture che rendano accessibili a tutti, rendono uguali tutti a un diritto a lavorare in un certo modo, a studiare in un certo modo e anche a divertirsi nello stesso modo. È un po' questa la città del futuro, quello che è in grado di costruire l'infrastruttura che renda più uguali i cittadini con uguale accesso alle risorse. All'inizio di questa pandemia avete anche cercato di mettere insieme, no, tante forze con questa piattaforma Torino City Love, no? Oggi che cos'è? Oggi è un momento di passaggio che vogliamo chiudere prima possibile, perché abbiamo fatto proprio una riunione interna e Torino City Love nasce come la risposta di chi fa innovazione non più ai soggetti più veloci e più bravi, ma a quelli che sono andati più in difficoltà con l'emergenza. Il prossimo passaggio sarà Torino City Life, cioè partire da quello che il Covid ci ha insegnato e renderlo normale nella nostra vita. Lo smart working non come un obbligo, oggi siamo obbligati a fare smart working, domani con Torino City Life sarà una scelta consapevole con infrastrutture abilitanti. E allora, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata, così anche per aggiornare i nostri telespettatori che ci seguono, davvero ci seguono con affetto, io le voglio chiedere anche questo. Avevamo conosciuto, perché lo abbiamo apprezzato quasi fosse un personaggio dei cartoon, questo piccolo bus, no? A guida completamente autonoma, Olly. Spero che la nostra regia possa mandare in onda anche le immagini della giornata inaugurale. Questo autobus, piccolo autobus, che era stato messo a lavorare concretamente all'interno del campus ILO a Torino. E attualmente funziona, anche lui si è dovuto fermare, ecco qual è la situazione. Ecco, probabilmente lì molti lavoratori sono in smart working, quindi magari a meno passeggeri. Allora, abbiamo terminato la sperimentazione perché era prevista la 6 mesi di sperimentazione, ma è stato molto curioso la fase di sperimentazione perché ci ha aiutato a testare non tanto la tecnologia, come dicevo prima, ma la reazione delle persone a questa tecnologia. Abbiamo voluto fare la sperimentazione nel campo ILO, perché accoglie circa 150 nazionalità diverse ed è stato molto formativo e molto curioso vedere la reazione di culture diverse a questa tecnologia e paradossalmente sono meno spaventate le culture un po' più arretrate che non quelle più vicine. Quindi questo è stato un po' uno stimolo affinché la tecnologia possa veramente colmare anche quei divari tra paesi che oggi oggettivamente esistono.
Ecco, io le chiedo, ci sono stati incidenti di percorso, ecco, se possiamo definirli così, perché lo sappiamo anche nella giornata inaugurale, no? Ci si faceva anche queste domande, dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle assicurazioni, sono tutti fattori che devono essere presi in considerazione nel momento in cui un mezzo viene messo sulla strada, e questo è stato anche il motivo per cui si comincia così, con l'sperimentazione all'interno di circuiti protetti. Ecco, ci sono stati dei problemi in questo senso? In realtà questo percorso è stato irto di problemi da quando è arrivato. È arrivato il 31 dicembre e il 31 dicembre abbiamo scoperto che gli aeroporti dopo una certa ora chiudono le dogane, quindi diciamo, siamo partiti già ad affrontare, chi fa innovazione è abituato a gestire fallimenti, problemi e andare avanti. Ma perché quello che state dicendo è importante? Perché uno dei principali sponsor di questa iniziativa è stata Reale Mutua. Reale Mutua che ha voluto capire questa tecnologia, perché se ci pensate, quando arriveremo a questo tipo di guida autonoma, il problema sarà quale soggetto vado ad assicurare. Oggi assicuro il conducente. Quando il conducente non ci sarà più o farà molto meno, bisogna capire come cambiare il paradigma. È un po' questo la motivazione dell'innovazione. Ognuno dovrà cambiare l'approccio, dalle compagnie di assicurazione a chi fa trasporti, a chi fa ricerca su queste nuove tecnologie. Come vede Torino nei prossimi anni? Ecco, mettendo da parte la pandemia, che spero davvero potremo dimenticare presto. Dimenticare, ma non dimenticare gli insegnamenti e le esperienze che abbiamo fatto. Questo un po' sarebbe il grande insuccesso, quello di ritornare alla vecchia vita. Ha riscritto le nostre abitudini, dobbiamo immaginare una nuova normalità. Vi do solo uno spunto su questo. In fase pandemica il traffico non si è fermato, ma è aumentato banalmente il traffico delle cose sulla nostra città. Quando pensiamo alla guida autonoma, dobbiamo pensare anche che sulla nostra città si muovono persone, ma si muovono anche oggetti. E non è detto, vi do uno spunto futuristico, che gli oggetti debbano per forza viaggiare su strada, ma magari qualche metro più in alto. Certo, abbiamo già sentito, no, di consegne effettuate da droni, probabilmente non nel nostro territorio, però quello è il futuro, no? Quindi immaginare che le merci non viaggino magari solo portate da persone reali, ecco, ma anche da altri tipi di supporti. Certo, io la ringrazio davvero, Assessore Marco Pironti, per questi suoi spunti che magari potremo anche approfondire in altri appuntamenti. Adesso andiamo ad aprire un'altra importante parentesi, perché tornano i blocchi del traffico sul nostro territorio per quanto riguarda appunto il contenimento dello smog. Lo sapete, siamo all'interno di questo accordo di bacino padano che prevede che appunto se ci sono troppi giorni di sforamento per quanto riguarda il livello delle PM10, vengono attivati dei semafori che impongono il blocco di alcune categorie di veicoli. E voglio parlare proprio di questo con il dottor Alessandro Bertello, che è funzionario della città metropolitana di Torino per appunto il settore ambiente. Grazie per essere qui con me oggi, grazie mille. Grazie a voi per avermi chiamato e dato questa opportunità, grazie. Allora, partiamo con questi semafori, siamo in semaforo arancione al momento, giusto? Fino a giovedì prossimo, è corretto? Sì, siamo in semaforo arancione fino a giovedì prossimo. I colori dei semafori vengono decisi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, sulla base sia dei dati misurati nei giorni precedenti e sulla base delle previsioni che l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, produce sulla qualità dell'aria per il giorno in corso e per il giorno successivo. Più si accumulano giorni di superamento, più diciamo i colori del semaforo si accendono. Dopo 4 giorni si accende il semaforo arancione, dopo 10 giorni si accende il semaforo rosso, che ha delle restrizioni ancora maggiori rispetto a noi. Allora, io chiedo alla regia se è possibile di mandare in onda uno specchietto, no, che riassume un po' allora quali sono i comuni che sono appunto toccati da queste limitazioni. Ce ne sono tantissimi in provincia di Torino, provincia di Alessandria, provincia di Cuneo e di Asti, anche a Novara, e provincia di Vercelli. In questi però Vercelli praticamente è la città capoluogo. Ecco, io
le chiedo, perché siamo rientrati in questo accordo di bacino padano? Ecco, quali sono state le valutazioni che sono state fatte appunto per avviare questo tipo di attività? Allora, tutto nasce da una direttiva, una legge nazionale sulla qualità dell'aria che definisce dei limiti per una dozzina di inquinanti. In particolare per due di questi, che sono particolato PM10 e il biossido di azoto, il nostro territorio non rispetta i valori limite che sono stati definiti a livello europeo e recepiti a livello nazionale. Valori limite che per il PM10 è entrato in vigore nel 2005 e per il biossido di azoto per il 2010. Sono valori limiti che attualmente, dopo 15 anni, continuiamo a non rispettare purtroppo sul nostro territorio e per i quali la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, cioè ci ha messo una specie di processo al fatto che lo Stato italiano e in particolare i territori che sono coinvolti non hanno recepito la direttiva europea. Per quanto riguarda in particolare il PM10, la settimana scorsa la Corte di Giustizia europea ci ha condannati e il prossimo passo sarà la definizione di sanzioni che dovremmo pagare per non aver rispettato questi valori. Questo è un pochino il quadro di riferimento. Dobbiamo rispettare questi valori limite che sono valori per la tutela della salute umana. Allora, ricordo ai telespettatori solo questo, che il semaforo arancione appunto prevede il blocco per tutti i giorni, festivi compresi, 0,24 per tutti gli Euro 0, benzina, GPL, metano, gli Euro 0, 1, 2, diesel e poi gli autoveicoli Euro 3, 4 e 5 diesel, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30, come è riassunto appunto nello specchietto. E per quanto riguarda invece il trasporto merci, gli Euro 3 e 4 da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, sabato e festivi dalle 8.30 alle 12.30. Concluda pure il pensiero e poi ci dica come fare ad essere in regola e quindi a controllare quotidianamente questi semafori. Niente, i semafori, questo meccanismo è un meccanismo che è stato definito dalle regioni padane, che di fatto prevede delle limitazioni che sono permanenti fino a determinate categorie, per esempio gli Euro 3 diesel sono fermi tutti i giorni e nei periodi di maggiore criticità si accendono i semafori, quindi entrano nei blocchi delle categorie successive. I semafori si possono controllare sul sito di Regione, sul sito di ARPA Piemonte, sul sito della Città Metropolitana e sostanzialmente su tutti i siti dei comuni che adottano provvedimenti. Sul sito della Città Metropolitana c'è addirittura, abbiamo costruito nel corso degli ultimi periodi una mappa con tutte le strade esentate, perché il blocco non è su tutto il territorio, ma è solo sul centro urbano e sono comunque rese percorribili delle strade che consentono in qualche caso la viabilità principale, in qualche caso il raggiungimento dei posteggi di interscambio con il trasporto pubblico. Quindi, nonostante i blocchi, c'è comunque un sistema che in qualche modo garantisce la mobilità più indispensabile e che è appunto legato a queste strade che sono tenute libere e ad un schema, ad una serie di esenzioni che consentano, diciamo, nei casi particolari come tutti coloro che hanno a che fare con problemi sanitari di poter girare, si possono andare a fare visite, gli infermieri possono girare, quindi in questo caso ci sono tutte le deroghe che consentono a chi ha proprio bisogno di muoversi, di muoversi. Ecco, io lo sapete, questa è una trasmissione fatta per informare, ovviamente non entriamo nelle polemiche, però ce ne sono state per quanto riguarda questo periodo di pandemia, perché da più parti, anche la Regione Piemonte in questo caso, appunto sostiene che non ci fosse bisogno in questo momento di ulteriori blocchi, proprio per non
dare maggiore peso al trasporto pubblico locale, ecco, perché non poter utilizzare l'auto, magari per chi deve utilizzarla per lavoro, potrebbe voler dire creare appunto un utilizzo maggiore dei mezzi pubblici, che sono ridotti in questo momento. Hanno una capienza del 50%. Io non lo chiedo a lei, ovviamente, perché magari chiedo anche all'assessore se vuole dirci qualcosa che magari è più dal punto di vista così dell'istituzione del territorio e anche magari un punto di vista più politico in questo senso. Che cosa ne pensa di queste polemiche che si sono accese? Sì, in realtà è una normativa regionale, quindi in qualche modo diciamo è un sovrainsieme. Il problema è che va organizzata, va condivisa. Ed è oggettiva la difficoltà dei cittadini nel coordinare il tutto. Il problema è che ci sono delle priorità e oggi le priorità ambientali impongono, perché non è più una scelta ma è un'imposizione, quella di normare e limitare il traffico di questi veicoli. Anche perché, io lo devo dire, siamo alla fine della puntata, quindi vi devo salutare assolutamente. In questo momento stiamo lottando contro una pandemia. Rischiamo però tra qualche anno di dover lottare per problemi ancora più grandi che non potremo risolvere con un vaccino. Sto parlando di problemi ambientali e quindi proprio per questo motivo, dico davvero anche a tutti voi che ci state seguendo da casa, forse sarò un po' impopolare, cerchiamo di capire che il nostro ambiente ci sta gridando davvero, ci sta chiedendo aiuto e quindi anche in questo senso si sta cercando di lavorare. Io devo ringraziare i miei ospiti, ringrazio davvero l'assessore Marco Pironti ancora per la sua disponibilità, Alessandro Bertello della città metropolitana di Torino, grazie a voi gentili telespettatori da casa che ci avete seguito anche oggi e noi come sempre torniamo nelle nostre puntate venerdì prossimo sempre alle 19:30, grazie.